Sopra i falò si è fatto buio, come sommergibile si è inabissata l'esplosa Pietroburgo. E solo quando un'ala ardente di vento fa ondeggiare la fitta oscurità, di nuovo ci ricordiamo della tempesta che fu senza tregua dall'alto e d'intorno. Come un'acqua è la tenebra, e così senza fondo appare l'abisso del cielo, mentre ancora si scorge qui, sagoma di cetaceo, l'ombra dell'aurora. Il fuoco delle mitragliatrici ha spazzato a zero la piazza! I lungomari sono deserti e soltanto i falò vampeggiano nella densa oscurità. E qui, dove il calore scioglie la terra, sulle lingue di fuoco tendendo le palme dallo spavento o dal ghiaccio, si riscalda un soldato. Il fuoco gli si posò sugli occhi, sopra una ciocca di capelli gli si adagiò. Così, stupito, lo riconobbi e dissi: «Salute, Alexander Brock! È la festa dei futuristi! Il frac del vecchiume s'è scucito punto per punto!» E Brock mi guardò. Ardevano i fuochi. «Bene», rispose. E tutto intorno affondava la Russia di Brock. Le sconosciute, le nebbie del nord andavano a picco come rottami e latte di conserva. E subito il suo volto divenne più sinistro, della morte, invitata a nozze. «Dalla campagna scrivono. M'hanno bruciato la biblioteca nella villa!» Immobile, fisso, allo sguardo di Brock, e l'ombra di Brock, sorgendo sopra un muretto, anch'essa pare che guardi. Sembra che entrambi aspettino l'incedere di Cristo sull'acqua. Ma Cristo Brock non ritenne opportuno apparire. Brock se ne stava con molta tristezza negli occhi, e invece di Cristo, più vivi, col loro canto apparvero degli uomini all'angolo della strada, in piedi, in piedi, in piedi! Lavoratori, braccianti, stringete la falce e il martello, stringete il fucile nel ferro della mano, in alto la bandiera!